Ed ecco Daniel. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con Daniel e faremo una cosa molto ma molto bella. Ci andiamo a fare un bagno al mare e voi mi direte: ah, ok. Ragazzi, da quando è iniziata l'estate ancora non mi sono fatto un bagno. Ora siamo a settembre e ne sto approfittando perché sono uscite queste giornate veramente belle e oggi proverò a fare un bagno. Comunque, se vedete la motocicletta è un poco diversa, è perché praticamente ci ho cambiato le carene, solo che la presentazione poi sicuramente l'avete già vista prima di questo video. Wow, mi sono dimenticato di avvitare qua. Wow, mamma mia, secciate Daniel. Sta cocciola, sta benzina in coppa osservato. No, no, tutto pensiamo. Sta pompa e benzina in me. Presumo che questo video sarà poco parlato, perché ho voglia di andarmi a fare questo santissimo bagno. In tutto ciò potevamo partire pure prima, praticamente questa mattina avevo la comunione di mia cugina e niente, si è fatto tardi. Ed è sì, non sto provando da 3-4 giorni ad andare a mare e ogni volta succede qualcosa. Spero che questa sia la volta buona. E oggi Daniel... Daniel è impazzito oggi. Qui ci potrebbe essere un posto di blocco e magicamente si apre lo specchietto, tutto elettronico. Trrr. Frena che c'è addosso Daniel, frena. Dovrebbe essere qua. Proprietà privata, ma noi entriamo lo stesso. Brutta, brutta questa strada. Proprietà privata è tutta rotta, perfetto. Secondo me non si può fare il bagno qua giù. Andiamo a Nerea, andiamo senza perdere tempo. Partiamo, facciamo una direzione. Andiamo verso via Sant'Agata. Sì, subito facciamo. È fatto. Queste curve bisogna farle col piede a terra, è l'unica soluzione. Non si è alzata. Vabbè, a me. Mentre parte la rib. Già mi ha passato ovviamente. Lungo Daniel. Credo che in queste zone non ho mai registrato un video. Questa curva non mi piace molto. C'è questo cambio di asfalto che non mi piace molto. Mi sa di economico questo asfalto. Cosa non molto positiva per... Ma dove è andato Dani? Cosa non molto positiva per... Ma dove è andato Dani? È andato lungo sicuro, me lo sento. Io non stavo guardando perché quando faccio la curva guardo la fine. Magari poi quando edito controllo se la GoPro ha immortalato quando Daniel va a lungo. Zona di montagna, inizia a fare freschetto. Ma dove va? Siamo quasi arrivati, cioè ora siamo arrivati a Sant'Agata. Questa cosa è a caso per attaccare. Ma io questa strada l'ho fatta una volta. Poi ci sono i dossi, quindi non mi conviene. Daniel che ha un mezzo più ignorante si può attaccare. Magari quando mi comprerò un drone farò qualche bella dronata qua, perché sono posti veramente belli. Madonna, Daniel! Guardate come vanno belle le marce senza frizione. Ovviamente bisogna saperlo fare. Non è molto difficile, però ci sono delle piccole regole che bisogna applicare. Magari se vi interessa me lo scrivete nei commenti e vi spiegherò bene come fare. Piccoli traversi. Mamma mia ragazzi. No, mi sono cagato sotto. Non ha preso più il freno. Fermati. Stavo morendo, non hai visto che ho fatto? Non ha preso più il freno davanti, non va più. Per fortuna andavo piano, ho fatto... Cacchio,
Ho premuto il freno di dietro, la moto si è messa dritto. Niente, lo sentivo mollo. Ho premuto tutto, è arrivato. Ma guarda, si è riscaldato un po'. Ma passa a fine corsa a te. Ma non è niente, mo si è ripreso un po' perché ho pompato, forse non hai capito. Questo qua lo devi mettere, guarda. No. Questo tieni cosa, non si muove, è così. No, ma quello così deve essere. Così, ma quello ti tocca qua vicino. No, è che non c'è, quello quando funziona fa così. Ti ho già detto che ogni volta che c'hai a sumare succede qualcosa. Speriamo che ci arriviamo. Ora si è ripresa. Mi fischiano le orecchie. Qualcuno sicuramente starà parlando di me. E forse mi ha buttato qualche bestemmia sui freni, boh. No ragazzi, comunque ho avuto una paura. Non per ora, perché comunque stavo andando piano. Ma una cosa di questa non mi può succedere mentre sto correndo, perché alla fine mi schianto in una maniera esagerata. Domani la prima cosa da fare, acquistare tubo in treccia, fare un bello spurgo. Comunque per ora frena. Vi auguro proprio che non vi succeda, ma nel caso vi dovesse succedere questa cosa che è successa a me, secondo me comunque ho sbagliato strada. Comunque stavo dicendo, nel caso vi succedesse una cosa del genere, quella se ne scende la pompa, bisogna pompare, diciamo premere più volte, lasciare premere il freno. Ah, vedo il mare, vedo il mare. Daniel, la mettiamo al parcheggio? Parcheggio! Ora se ne è sceso di nuovo il freno. Buonasera! Davanti a quelle moto a retro magico con il manubrio libero. Va bene. Tu di noi! Ma poi ci vado dall'Europa. Più a retro vai, meglio. No, però questa è una situazione che non mi aggarba. Questo è un disastro qua. Andiamo come c'è la fuoco bagno, Daniel. Ah, io qua sta, taglio. Annanzo a Omez, due metri. No, ci piace, c'è una posizione. Allora, perché siamo, metti qua? Così ho qua, tutte e due stai facendo così, ne posso che si può. Allora, qua, io sto pariando, aspetta, no. Non avevo paura proprio. Lasciare il cazzo. Allora, ci vediamo il più libero. Tutto libero. Dai, te lo posso lasciare? Oh, scendi ma qua. Oh, io rimango col casco perché sto registrando ancora, eh? Sto registrando ancora. Ancora. Spiaggia libera, a posto. Libero. Subito. Ah. Vabbè ragazzi, comunque ora ci facciamo un bel bagnetto. Primo bagno oggi è 16 settembre e farò il primo bagno. Ragazzi, abbiamo appena finito di fare il bagno, io e Daniel. Scusate se non ho ripreso nulla, ma questa è stata una giornata relax, dato che è stato il primo bagno e quindi più di tanto non ho voluto registrare durante la fase relax. Devo andare molto piano perché, come avete ben potuto vedere prima, se non avete visto, tornate indietro. Mentre stavo facendo la curva, il freno anteriore se n'è andato totalmente attraverso di Daniel. Impenna Daniel. Che cosa sta facendo? Mi scuso, sì. Mi voglio già scusare. Ah! Ragazzi, scusatemi, sì. Ma perché non mi viene? Mi scuso già in anticipo. Se so che la visiera è alzata e magari sento un poco di vento. Ma dato che sta facendo notte, la devo tenere per forza alzata, perché altrimenti non vedo nulla. Daniel! 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 Gli hai mai visto i cocart a Sant'Agata? Gli hai mai visto i cocart a Sant'Agata? Gli hai mai visto i cocart a Sant'Agata? Li vuoi vedere? A me? Parecchio, eh? Va bene ragazzi, ora vi faccio vedere un attimo la pista di Cocarta a Sant'Agata e poi direi di staccare perché sta facendo notte. La pista di Cocarta? Piccola ma tecnica, eh? Poi schizzano sti cosi. Sì. Sì. Oh, non l'avevo mai.
Vabbè ragazzi, forse ci faremo un giro sui go-kart. Però dipende dalla batteria della GoPro, perché se scarica non si fa nulla. Quanto sta? Vabbè, Sta un attacco. dobbiamo dire la percentuale. Salute. Bene ragazzi, questi sono i go-kart. Abbiamo appena finito di fare il giro. L'unica cosa che molto probabilmente il giro sui go-kart non lo metterò in questo video. Se vi interessa, scrivetemelo nei commenti, mi raccomando in tanti. È un pazzo, Daniel. Scrivetemelo in tanti e io vi accontenterò. Non mi va più la marcia! 2 hours later. Tutto a posto, e anche questa è andata, oltre al freno anche il cambio. Comunque ragazzi, direi di terminare qua il video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, non dimenticatevi di iscrivervi per vedere altri bei video come questo. E niente, ciao raga.